tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la tartatin, una deliziosa torta francese italianizzata come tarte tartin, che è veramente una delizia, una torta con retrogusto di caramello, con delle deliziose mele caramellate che le daranno un sapore incredibile e poi una perfetta pasta brisée croccante che completerà il tutto. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta francese ci serviranno 10 mele golden, biologiche o non trattate, 170 g di zucchero a velo, 80 g di burro, 2 cucchiai di zucchero di canna, il succo di un limone, pasta brisée. Per chi non avesse visto la nostra ricetta, si guardi per bene il link in descrizione. Infine un pizzico di sale. Per prima cosa in assoluto puliamo le nostre mele, le tagliamo in 4 parti e poi le trasferiamo in una bowl bella capiente. Finite di pulire e tagliare tutte le nostre mele, ora aggiungiamo al tutto il nostro succo di limone. Dopodiché mescoliamo per bene e mettiamo tutto da parte fino al momento del bisogno. Un accorgimento molto importante: la tortiera che useremo per questo dolce deve essere idonea per il passaggio dalla fiamma al forno, perché in essa creeremo la nostra tartatin. A questo punto accendiamo il fuoco, mettiamo lo zucchero in padella e lo lasciamo caramellare finché diventerà color nocciola. Mescolate il meno possibile, mi raccomando! Quando il nostro zucchero è arrivato al color della nocciola, ora aggiungiamo 50 g di burro. Qua c'è un profumino, veramente, mi sta venendo una fame. Ok, il nostro burro è quasi fuso e ora possiamo già spegnere il fuoco. Come potete notare, abbiamo messo tutte le nostre mele con la parte rotonda in giù. Mi raccomando, mettetele molto vicine tra loro e ogni buchino che vedete lo dovete ricoprire con le mele e, se fosse necessario, le tagliate a pezzettini più piccoli. Quando avete finito di ricoprire tutta la superficie con le mele dalla parte rotonda verso il basso, prendete le mele e le mettete al contrario, cioè la parte rotonda deve stare all'insù. Finiti di coprire tutti i buchi con le mele, aggiungiamo i restanti ingredienti, partendo dal burro che aggiungiamo a fiocchetti su tutta la superficie. Aggiungiamo anche il nostro zucchero. Infine aggiungiamo il sale, che servirà per esaltare il gusto della nostra torta. Finiti di aggiungere tutti i nostri ingredienti, dobbiamo mettere da parte la nostra torta perché ci occupiamo della pasta brisée. Abbiamo cosparso il piano di lavoro di farina, ci abbiamo appoggiato sopra la nostra pasta brisée e ora la stendiamo fino a formare un cerchio che occupi la circonferenza della nostra tortiera. Finita di stendere la nostra pasta, la avvolgiamo su un bel mattarello. Mettiamo subito da parte. Prendiamo la nostra bella tortiera e ci appoggiamo delicatamente sopra appunto la nostra pasta. Fate esattamente come sta facendo la mia mamma. Fatto ciò, eliminiamo l'eccesso di pasta con il nostro mattarello. Spingiamo verso l'interno la nostra pasta in modo che riesca ad arrivare nel punto in cui si incontrano la mela e la teglia. Dopodiché non ci rimane altro che prendere una bella forchettina e bucherellare piano piano la superficie della nostra pasta. Poi lo metteremo in forno a 160 gradi per 45-50 minuti, ossia finché la pasta brisée diventerà bella dorata. Dopo 50 minuti di cottura abbiamo tirato fuori dal forno la nostra tartatin, la lasciamo raffreddare per un quarto d'ora.
Passati 15 minuti prendiamo un piatto più grande della nostra teglia e lo giriamo a rovescio e con un colpo netto trasferiamo la nostra torta sul piatto. Rullo di tamburi, eccola! Perfetta! E finalmente siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. E adesso ci gustiamo questa delizia. Ma prima vorrei dirvi una cosa. Il gelato con questa torta ci sta benissimo e noi oggi abbiamo scelto una bella pallina di gelato al mango. Adesso lo assaggiamo. Mamma mia! È il paradiso! L'assicuro a tutti! C'è questa mela caramellata che si sente benissimo, si sente anche quel retrogusto di caramello molto piacevole. Poi c'è questa pasta brisè che completa il tutto. E questa pallina di gelato che è una bomba! Insomma, è una torta buonissima e assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e noi vi aspettiamo numerosissimi nella prossima puntata. Tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia. E noi vi auguriamo una splendida giornata a tutti. Ciao ragazzi!